9:42 minuti, torniamo in diretta qui a Teleradio Stereo. Augusto Ciardi, sì. Ci sono dei momenti, insomma, anche quando fai questo lavoro in comunicazione che ti lasciano sempre un po' di emozione dentro. E per noi, insomma, abituati ai collegamenti, ne abbiamo fatti circa 1600, dicevamo prima, con tantissimi esponenti del mondo del calcio, calciatori, dirigenti, tesserati, giornalisti, agenti, addetti ai lavori. Sì. Insomma, stavolta arriviamo proprio fin lassù, perché oltre. Parliamo qui in diretta a Teleradio Stereo con il più grande calciatore italiano di tutti i tempi. Diamo il buongiorno a Gianni Rivera. Rivera, benvenuto. Buongiorno a tutti. Grazie. Buongiorno. Benvenuto Gianni Rivera, perché vorremmo parlare, come prima domanda, dell'Alessandria, perché ha fatto un exploit importante, certamente. Ogni tanto riappare, per vero. Fortuna, mi fa piacere. La seguo con attenzione, qualche volta ha dei momenti un po' così così, adesso ha fatto una grande prestazione a Palermo e quindi sulle prime pagine. È vero, un exploit in Coppa Italia davvero, davvero memorabile. Sì, certamente. Speriamo che sia un primo passo per un ritorno. Per un ritorno, certamente, nel calcio dei grandi. È proprio da Alessandria che è un certo, sì, Gianni Rivera. Un ragazzo partì qualche anno fa. E noi abbiamo avuto il piacere di chiamarla perché il 10 di dicembre, esattamente settimana prossima, fra qualche giorno, il 10 uscirà nelle librerie, insomma, poi daremo le coordinate. No, uscirà, noi faremo la presentazione ufficiale. Ecco, il 10 al CONI della mia autobiografia. Un'autobiografia di un campione come Gianni Rivera, in quattro passi si analizzano. No, Rivera, corso della carriera ineguagliabile. Ho raccontato un pochino tutto, a cominciare da quando sono nato fino ad oggi. Mi sono fatto convincere, era un po' di tempo che ci pensavo, mi sono fatto convincere, l'ho fatto, però abbiamo fatto una cosa di famiglia, diciamo. Mia moglie fa l'editore, di fatto, e quindi... Si parla anche di una veste inedita, perché insomma siamo io non, ho scritto il libro perché strada facendo, pezzo dopo pezzo, facevo un po' tutte le cose che mi servivano e che pensavo un giorno magari di radunare, così come poi successo. Quindi il libro l'ho scritto io, la grafica l'ha fatta mia moglie e lo vendiamo via web. Okay. Si può comprare attraverso il mio sito, che è www.giannirivera.it. Quanto comincia giovedì comincia l'avventura. Ci presentiamo al CONI. Certo. Leggevamo, ci sarà pure una tappa per, insomma, tutta Italia per presentare questa certo. iniziativa. Soprattutto la curiosità è per quanto tempo serve anche per selezionare quelli che sono i momenti di una vita, di una carriera sportiva e non, che abbiamo detto nella presentazione, parliamo del massimo che si possa avere in Italia a livello calcistico, ma non solo, per quella che è la vita di Gianni Rivera. Ma insomma, io ho avuto la fortuna di avere un padre che raccoglieva tutte le mie cose fin da quando ero piccolo, da quando andavo all'oratorio e giocavo all'oratorio e facevamo i campionati del centro sportivo italiano, e i giornali locali annunciavano le formazioni, dicevano le formazioni, chi aveva vinto le partite e via dicendo, e qualche volta naturalmente c'ero anch'io. E qualche gol mi capitava di segnare anche allora. Quindi da quel momento in poi mio padre ha raccolto anno per anno tutte quelle notizie che raggiungevano a casa nostra, i giornali, le fotografie e via dicendo, e così mi sono trovato un grande patrimonio. È stato un lavoro lungo, pesante, difficile, soprattutto per la catalogazione di tutta la situazione e poi per l'impostazione del libro e tutta la grafica, che è stato un lavoro veramente pesante, che mia moglie si è accollata, perché da architetto ha deciso di fare anche la grafica. Tutto il resto, certo. Che prova Gianni Rivera, insomma, nei panni, nelle vesti di quello che è diventato, è stato un mito e resterà un mito per più di una generazione, certo. Quella precedente alla nostra, ma chiaramente parliamo di chiunque abbia amato il calcio anche in epoche diverse, che si è andato ad informare, che ha trovato dei filmati, che ha capito.
chi era Rivera? Ma io insomma devo dire che sono stato fortunato perché sono riuscito a fare la cosa che mi piaceva di più. Sin da piccolo l'unico divertimento a cui tenevo in particolare era quello di giocare a pallone. Tutte le altre cose che potevano essere utili per i bambini mi interessavano poco, perché a me bastava avere una palla, giocavo anche da solo, quindi non era importante. Se poi capitava di avere degli amici, allora si facevano anche le partite, altrimenti palleggiavo col muro, che di solito il muro te lo ritorna come la ributti la palla, come butti tu la palla, e per cui così la restituisci. C'è un vantaggio che torna pulita. E cosa prova Gianni Rivera nel vedere adesso il mondo del calcio, al di là poi di quelli che possono essere i valori tecnici, sportivi per un campionato a 17? Io adesso faccio il presidente del settore tecnico della Federcalcio e quindi seguo l'attività dei preparatori, degli allenatori e via dicendo, e lì quando parliamo con loro cerchiamo di far capire che la cosa importante è questa, quella di ritornare a premiare la tecnica, le qualità individuali, prima ancora che pensare a un rafforzamento eccessivo sul piano fisico, che non sarebbe sufficiente per vincere le partite. Lo dimostrano i grandi calciatori, che non sono neanche grandi fisici, ma avendo una grande tecnica riescono ad avere ragione anche di chi ha un grande fisico, per cui speriamo che si riprenda a privilegiare la tecnica, e poi l'aspetto fisico cresce, certo, naturalmente. È necessario, ma non sufficiente. Ma non è indispensabile. È indispensabile la tecnica. Se lo dice Gianni Rivera, possiamo fidarci abbastanza. Tra l'altro, in questa autobiografia di Gianni Rivera, 530 pagine, si parla dello ieri, si parla di oggi, ma il domani. Di Rivera, che insomma siamo stati abituati a vedere in diverse mansioni, con diversi incarichi, ovviamente anche nel post carriera, la politica, il senso di responsabilità, il ruolo, qual è il domani di Gianni Rivera? Beh, quello di domani è, spero che duri parecchio ancora, ma gli anni ormai stanno passando, e quindi sono soddisfatto di quello che ho fatto, e forse potevo fare qualcosina in più, ma non è neanche tanto quello particolarmente importante. L'importante è che sono comunque, anche quando ho smesso di giocare, sono entrato in Parlamento, ho fatto parte del governo, e quindi ho vissuto una vita anche completa, diciamo, sotto questo aspetto. Poi al ritorno sono partito dalla consulenza di quando era Veltroni sindaco dello sport al comune, e poi sono arrivato in federazione, prima al settore giovanile scolastico e adesso come presidente del settore tecnico, quindi diciamo che ho le mie esperienze, certo, attività, certo, che mi impegnano e che mi danno soddisfazione, certo. E però poi chiaramente, e poi vedremo, sì, cosa succederà strada facendo. Non lo so, c'è qualcuno che mi sta cercando di spingere per inventare un'accademia, ma insomma ci dovremmo pensare un po' e vediamo se ci sono le condizioni. Lei deve farsene una ragione, perché quando si parla di calcio e di ruoli chiave, Gianni Rivera viene sempre nominato e si auspica sempre che ci sia, da vertici a, appunto, organizzazione, accademia, anche però come garanzia, ecco, appunto, fosse il nome tutelare. Infatti adesso per esempio ci affidiamo al massimo esperto di calcio, Gianni Rivera, per chiedere pensiero su questo campionato avvincente come raramente è capitato negli ultimi anni. Questo è vero, per fortuna siamo tornati a vivere con grande attesa l'attenzione verso l'alta classifica della Serie A. Negli ultimi anni la Juventus cominciava le prime partite, praticamente si capiva che il campionato era già finito. Invece in questo momento si alternano squadre in testa al campionato, sono le squadre che giocano anche un buon calcio. Mi sembra che si stia di nuovo cercando di privilegiare l'aspetto tecnico, non c'è più quell'attenzione tattica che esaspera i toni, che esaspera la situazione, insomma la perdita di tempo e via dicendo, e quindi le squadre che sono in campionato, e non solo quelle che sono in testa, ma anche le squadre che sono arrivate in Serie A e che nessuno si aspettava che potessero arrivare, prima il Chievo, poi il Sassuolo,
il Carpi, insomma, certo. Ci sono, e alcune di queste giocano anche un buon calcio e questo è positivo, ma dato che lo giocano con una gran parte di ragazzi che crescono nel loro settore giovanile, è un segnale importante anche per le grandi squadre. Non bisogna dimenticarsi il settore giovanile, perché è da lì che si costruiscono le squadre. Non si può più andare a prendere i grandi giocatori già fatti all'estero, perché i mezzi finanziari in Italia non ci sono più come una volta, o forse all'estero ne hanno molti di più, ecco. E quindi non c'è battaglia, non c'è possibilità di prendere i Messi, Ronaldo. Ibrahimovic era venuto, poi ha scelto di andare da una parte dove ci sono più soldi, quindi si tratta di costruirli in casa. Sì. È indicativo per far capire che se si lavora sul settore giovanile, io penso che le mamme italiane il bambino che sa giocare a calcio lo mettono ancora al mondo. Ecco, magari nella speranza che possa assomigliare a Gianni Rivera quando a 15 anni fece il suo esordio, il debutto assoluto. Noi stiamo per salutarla, ringraziando ovviamente il mito calcistico non solo di diverse generazioni. L'ultima domanda, però, abbiamo Gianni Rivera in diretta. Una domanda: c'è 510 presenze con il Milan. È una domanda sul Milan, non possiamo farcela scappare. È in ripresa, fino a che punto questo Milan di Milano? Questo bisogna che sia continuo. Quando per dare la certezza bisogna continuare a vincere le partite che si presentano di volta in volta, e quindi ci aspettiamo che possa succedere questo. Adesso forse c'è da lavorare ancora un po' sul miglioramento tecnico della squadra, però insomma piano piano anche quello che c'è potrebbe fare già dei buoni risultati. L'importante è che l'ambiente sia tranquillo, che sappia quello che vuole ottenere, e che si lavori in pace. Che col lavoro tranquillo si possa raggiungere qualche obiettivo in più. Perfetto, perfetto. Noi ringraziamo davvero per la disponibilità Gianni Rivera, l'ufficio stampa, e per questa iniziativa dell'autobiografia. Grazie, io spero che qualcuno sia interessato a questa biografia. È un libro importante per me, ovviamente, però io credo che racconti anche un pochino tutto il periodo che va da quando, dall'immediato dopoguerra fino ad oggi. Racconta quindi, tanto anche degli italiani, oltre che grazie di cuore. Credo che sia un po' la vita di tanti ragazzi di allora e di tante persone di oggi, insomma, quindi speriamo che la gente si fidi del progetto e lo possa acquistare sul mio sito. Grazie di cuore. Sicuramente, grazie a Gianni Rivera. Buona giornata. Grazie a voi e buon lavoro.